Radio Più presenta Il gioco dell'amore. 10 passi verso la felicità di coppia con Robert Shaib. Non è bene che l'uomo sia single. Se il titolo di questa puntata sembra insensibile, perché sappiamo che non tutti sono single per scelta, vi dico di più. L'ho usato come titolo di una conferenza che ho tenuto per un'associazione di single. Non era un tentato suicidio per far avere alla mia famiglia i proventi dell'assicurazione sulla vita, anche perché non ce l'ho. Non è un bene che l'uomo sia single, vuol dire che non siamo fatti per vivere solo per noi stessi. Anche chi non ha avuto la fortuna, o l'infortunio, direbbe qualcuno, di trovare un'altra persona con cui formare una coppia, nessuno è costituito per essere solo. Tutti siamo fatti per essere in relazione. Lo dico anche per chi vuole amare tanto se stesso. Anzi, soprattutto per chi vuole amare tanto se stesso, perché ecco un paradosso. Chi vuole davvero amare se stesso non deve amare solo se stesso. Genesi 2:18 ci dice: non è bene che l'uomo sia solo. La qualità del mio essere è strettamente collegata alla qualità delle mie relazioni. Chi pretende realizzarsi senza relazionarsi è simile a un seme che vuole diventare albero senza entrare in contatto con la terra, l'acqua e il sole, senza venir spogliato dalla dirompenza della forza della vita che lo avvolge, lo stravolge e lo fa fiorire. Il celibato non è sinonimo o incentivo a diventare narcisisti. Tanta psicologia da due spicci si concentra sulla necessità di amare se stessi, ma fa di questo amore a sé un ripiegamento soffocante sul proprio ombelico. Chi ama se stesso in modo giusto non cede alla tentazione di annegare nelle sabbie mobili o immobili dell'ego. È bene sempre ribadire che nessuno si salva da solo. Nessuno è felice nell'isolamento, nessuno basta a se stesso. Scrive Lawrence: ciò che vogliamo di più è vivere la complementarietà. Non ci bastano salvezze private. È necessario riflettere sul tema cruciale del giusto amore di se stessi, che è ben diverso dall'egoismo. Per questo la nostra prossima puntata porterà proprio questo titolo: Egoismo e amicizia con sé.